Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Tra poco vi lascerò alle partite che mi hanno portato il nostro Gale al rank 30, ma prima di ciò vi chiedo almeno ragazzi, dato che siamo rank 30, 3000 like. Non ci vuole molto ragazzi, ognuno di voi che apre questo video basta che lasci un semplice like in modo completamente gratuito per supportare il video. Non avete altro modo ragazzi per mostrarmi il vostro supporto, oltre che guardare il video ovviamente, lasciando like. Semplicemente ragazzi lasciate un like e voi non sapete quanto supporto possiate darmi attraverso questo semplice e gratuito gesto. Io spero che le partite che vedrete adesso vi piaceranno, un metodo molto carino per pushare Gale e soprattutto anche altri brawler che avete in squadra. E niente ragazzi, io vi lascio il video e buona visione. E niente
niente, ragazzi, una promessa è una promessa. Siamo riusciti anche noi a portare il nostro Gale a rank 30. Chi lo sa, magari in un futuro potremo pusharlo anche a rank 35. Io spero che comunque, appunto, l'introduzione, cioè il video dove vi ho fatto vedere un pochino le partite, vi sia piaciuto. E soprattutto avete visto come effettivamente questo brawler permetta di cambiare in non poco le dinamiche del gioco. Abbiamo provato a fare anche questo tipo di tattica su Siege nelle amichevoli e funziona alla grande. Ho visto addirittura su Twitter Ash fare un video riguardante ciò, dove una partita di Siege può durare 12 secondi, ovvio se gli avversari giocano malissimo, ma 12 secondi sono davvero pochissimi. Ora vi rifaccio vedere, dato che appunto la battle log è ancora fresca, guardate il tempo di questa partita di East: 25 secondi, 39, 41, 1 minuto e 48, 48 secondi, 25 secondi, 43 secondi, 43, 29, 31 persa, bene, non, vabbè, lasciamo perdere, 38 secondi, 48 secondi, ragazzi, roba che dura di più il matchmaking che l'intera partita. Detto ciò, ragazzi, il brawler è questo, ragazzi, e facciamo un resoconto, insomma, di cosa ne penso del brawler, dato che ho potuto giocarlo effettivamente tanto. Pusharlo a rank 30 in comunque 2 giorni dalla sua uscita non è poi così tanto tempo. Avrei potuto il primo giorno, ma ragazzi, non ho trovato il tempo perché ho preferito fare video dove shoppavo il pass, ho preferito fare video dove facevo un po' di sfide, insomma, il tempo per pusharlo effettivamente non l'avevo. D'altronde, il primo giorno l'abbiamo fatto all'800, secondo giorno al 1000, non mi lamento. L'attacco, ragazzi, è... ecco, parliamo un pochino delle statistiche. Per quanto riguarda l'attacco, leva comunque 1515 a colpo pieno, che non sono male, ragazzi, non sono male. Ho notato che è un danno molto molto onesto contro brawler che possono essere tipo Spike, ma anche Nita. E soprattutto, ragazzi, la Star Power è molto molto utile, perché per chi non lo sapesse, la Star Power permette, con il suo colpo sbalzoso, come lo volete chiamare, insomma, con la sua ulti, respingete gli avversari contro un muro o contro un qualsiasi ostacolo, l'avversario stesso verrà stannato. Viene stannato per, qua viene scritto quanto tempo, no, ma circa un secondo, non credo di più, un secondino. Il fatto, ragazzi, che venga stannato è qualcosa di molto molto buono, permette ovviamente di riprendere il controllo della mappa e dominare gli avversari. Per quanto riguarda invece il gadget, raga, il gadget è il fatto principale di questo brawler, quello che permette di cambiare le dinamiche completamente del gioco. Posizionare un trampolino, ora ve lo faccio vedere per di più, nella posizione che si desidera, perché veramente hanno fatto tutte le posizioni possibili. Vedete, in alto obliquo a sinistra, possiamo metterlo anche in alto obliquo a destra, verso il basso. Ovviamente il trampolino viene messo in base alla direzione dove puntiamo il brawler, tipo io ora punto verso l'alto, trampolino verso l'alto, e finito ovviamente 3 trampolini. Inizialmente io credevo che l'utilizzo massimo dei trampolini fosse 3 a partita, e non intendo quanti gadget abbiamo a partita, quello lo so che ne abbiamo 3, ma io credevo che con il trampolino si potesse usare 3 volte, invece non è così. E il fatto appunto di questi trampolini, ragazzi, vi assicuro, sono un game changer. Io vi dico, non solo sulla pina dove appunto l'ho portato al 1000 o su appunto assedio, ma anche, che ne so, gem grab. Pushare all'ultimo secondo gli avversari che magari hanno 10 gemme è qualcosa di incredibile, permettete di ribaltare un'intera partita. O appunto abbiamo provato anche Brawl Ball. Brawl Ball, voi vi mettete, che ne so, un poco e un tank, il tank lo lasciate volare sugli avversari, ma se è un El Primo, se è una rosa, può chiaramente volare sugli avversari, ha così tanta vita, e poi, come ho detto, si è supportato addirittura da un poco dietro, che è qualcosa di fortissimo. Voi vi ritrovate un tank intero addosso che non potete tirare giù, non lo potete tirare giù in alcun modo. Guardiamo le statistiche, ragazzi. Allora, la vita 4760 per un brawler del genere è abbastanza buona, anzi, secondo me è anche troppa. Perché, come vi ho detto, ragazzi, è un brawler che comunque ha un danno molto molto onesto. Ovvio, se si becca con tutti i pallottoni è un attacco molto buono. Se non si becca con tutti i pallottoni, si fa abbastanza, si fa poco danno. Ora lo riproviamo un attimino per vedere nel campo di prova appunto i danni. Ora io non mi ricordo a memoria, credo 504. Se guardate, becco con l'estremità.
Vedete, 504 perché ho beccato con una pallottona. Ne tira, vedete? 5 pallottoni separati. Se io lo be becco l'avversario con tutti, levo 1000. Qua non riesco a beccarlo, devo andare sull'avversario grosso. Vedrete che li leverò 1515. 1512, non so perché ho detto 15. Ed è qualcosa di incredibile. Per di più, ragazzi, un'altra cosa molto importante di questo brawler è che se utilizzate la ulti, l'utilizzo della ulti non solo rallenta e respinge un botto, e per di più stanna se avete la star power, ma fa anche del danno. Danno minimo, 104, guardate, 140. Però, facendo quel danno, se beccate tre avversari, quasi ricaricate la ulti. Guardate, io becco tre avversari, abbiamo già quasi metà ulti. È qualcosa di fortissimo. Adesso noi ovviamente qua abbiamo un sacco di avversari. Ed è qualcosa di letteralmente incredibile. 140, vi ripeto. Guardate, avete visto come li ho stannati? Sono attaccati al muro, quindi come se li spendessi nel muro e boom, li stanno. Oddio, è bellissimo far così però. Ecco, cosa importante, almeno un minimo nerf è stato dato al brawler facendo in modo che esso venisse respinto utilizzando la ulti. Come notate, guardate. Ricevo una specie di knockback che l'ho fatto andare indietro. Non è nulla di speciale, anzi, certe volte può anche salvare il brawler. Immaginate, avete un bull attaccato, utilizzate la ulti, ovviamente lo respingete di un sacco perché vi rifaccio notare la distanza con alla quale vengono respinti gli avversari è elevatissima. Questo qua lo faccio arrivare al muro, guardate. È qualcosa di incredibile, fortissimo. Quindi, ragazzi, per di più. Quando si sblocca, ragazzi, spero che ognuno di voi possa trovarlo. La schermata di sblocco del brawler è bellissima con questi colori cromatici. Hanno fatto qualcosa di molto molto bello. Io, ragazzi, quindi spero davvero che il fatto che io abbia portato un altro brawler al 35. Al 35 no, però magari lo porteremo al 30. E soprattutto non un altro brawler. Che io abbia portato un brawler appena sbloccato. E comunque nuovo, uscito da poco nel gioco. Già al 30, vi piaccia. Io vi chiedo. Quanti like vi posso chiedere? Beh, quelli che ho chiesto all'inizio video. Cerchiamo di arrivare ai like che si inizia video. Ovviamente seguite tutti i link in descrizione. Iscrivetevi al canale che non vi costa nulla. E niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!